microfono. Buonasera, grazie per l'applauso spontaneo, grazie. Allora, sono Piero Massimo Macchini, già molti di voi mi conosceranno, ringrazio Life Strategies, Performance Strategy per avermi invitato. Sono un po' di fretta perché sono in viaggio e devo ritornare nella mia città, però io sono venuto qui perché Marcello mi ha fortemente voluto per parlarvi di alcune chicche, di alcuni consigli importanti prima di continuare il pomeriggio come questa mattina. Allora, innanzitutto vorrei parlarvi di mission, ok? Che cos'è la mission? Quell'idea, quella cosa che riguarda più persone con la quale voi potete condividerla all'interno della vostra azienda oppure nel vostro percorso personale. E quando hai una mission chiara, e la mission più è chiara, più è meglio, e quando hai una mission forte, alla fine fai un sacco di soldi. Perché oggi come oggi la cosa importante è fare i soldi. Non ci sono più altre cose che ci interessano, ma la cosa obiettivamente parlando sono i soldi. Qual è la tua mission? Qual è l'azienda? Qual è la missione della tua azienda? Le avete chiare? Forse vogliamo entrare più nello specifico e capire alcuni imprenditori illuminati che hanno una mission chiara, alcune aziende illuminate che hanno una mission chiara e grazie a questa mission si sono sfondati dei soldi. Partiamo con il primo esempio, un imprenditore calzaturiero marchigiano, aspetta che utilizzo la slide. Le pile, dovete cambiare le pile, fate voi. Un imprenditore calzaturiero marchigiano Della Valle. Qual era la mission di Della Valle? La mission di Della Valle è far camminare il mondo con le proprie scarpe e questa mission l'ha fatto abbottare dei soldi. Quanti soldi c'ha Della Valle? Utilizzerò anche la parola soldi e non solamente soldi perché è un rafforzativo e poi perché quando ce l'hai li chiami come te pare. È fondamentale, grazie. Quanti soldi ha fatto Della Valle con questa mission? Quanti soldi ha fatto? Tantissimi, tantissimi soldi. Infatti trovate in giro anche le Hogan taroccate. Ancora meglio, perché quelli sono soldi a nero. E fa ancora più soldi. Ma ancora non vi ho chiarito per bene l'idea. Allora passiamo ad un altro grande esempio, importante per tutti quanti. Steve Jobs e la Apple. Qual era la mission di Steve Jobs? Qual era? In prima fila, qual era? Di solito in prima fila ci sono i migliori. C'è stato un problema al botteghino, evidentemente. Allora andiamo alla seconda fila. Qual era la mission di Steve Jobs? Qual era? Connettere il mondo. E grazie a questa mission, Steve Jobs e la Apple si sono sfondati dei soldi. Quanti soldi c'ha Steve Jobs? Vabbè, lui poi è morto, però l'ha lasciato in eredità. Ultima grande azienda che ha fatto scuola a tutti voi imprenditori e aziende qui presenti, la più grande azienda di tutti che ha fatto più soldi di tutti, qual è? Ve lo dico io, la Chiesa. Quanti soldi c'ha la Chiesa? Qual è la mission della Chiesa? Entrare nel Regno dei Cieli. E grazie a questa mission si sono sfondati dei soldi. Non oggi, non ieri, non avanti ieri, ma davanti Cristo. Se sono sfondati dei soldi, sì, sì, perché se tu vai a messa, l'entrata è gratuita, ma prima di uscire, ti chiedono i soldi. E tu, per entrare nel Regno dei Cieli, glieli dai quei soldi lì. Torni a casa, accendi la televisione e c'è la pubblicità dell'8x1000. E tu gli dai l'8x1000 per entrare nel Regno dei Cieli. Sapete quanto fa 8x1000? 8.000. Chiarite la vostra mission, se mi state seguendo. Dovete far capire la mission vostra, personale, ma anche quella dell'azienda. È fondamentale. Io, ad esempio, ho una mission molto chiara che coincide con quello che io voglio personalmente ed è fare i soldi. Direttamente, anche perché ho 40 anni, fino ad oggi ho vissuto con la pensione di mia madre, non è che mi posso mettere a lavoro adesso, sinceramente. Bene, se mi state seguendo avete capito la mission, adesso passiamo al secondo punto molto importante, come essere una persona o un'azienda di successo. Che cos'è il successo? Quanti modi ci sono per fare successo? È importante per voi il successo?
Ebbene sì, signori, per diventare una persona, un'azienda di successo, ci sono tre step da rispettare. Il primo è: fatteli i cazzi tuoi. Se ti fai i cazzi tuoi, alla fine riuscirai a raggiungere il successo. È fondamentale. Ruba, imbroglia, vita mia, morte tua. Fatti i cazzi tuoi. Se sei bravo in questo, alla fine riuscirai ad ottenere successo. Secondo punto per avere successo: so che questo che sto per dire vi stupirà. Nessuno di voi fino adesso ci ha mai pensato. Il secondo punto per avere successo è avere amicizie politiche. Digli che gli porti i voti, sostienili nelle loro campagne elettorali. Ma bada bene, tu sei un giocatore e come tutti i bravi giocatori sanno giocare in tutti i ruoli, in attacco, a difesa, a centrocampo, quindi sii di destra se serve essere di destra, sii di centro se serve essere di centro, sii di sinistra se serve essere di sinistra. E bada bene, se la squadra con cui giochi vince, rimani, se non vince, cambia squadra. Amicizie politiche. Fuori dalle sedi di partito, per le persone comuni, devi essere un vero alternativo. Devi parlare male di tutto e di tutti, sempre e comunque. Terzo punto, altrettanto fondamentale per essere un uomo di successo, è diventare ad essere dei bravi lecchini. Dovete imparare a leccare. Fate i complimenti come se non ci fosse un domani. Portategli dei regali e non vi preoccupate della bava che lasciate, perché tanto in giro è pieno di bava e nessuno riconoscerà la vostra. La strada per avere successo? Buonasera. Si è pettinato con i petardi il signore stamattina. Fate un applauso, per favore. Attenzione, perché la strada per avere successo è piena di buche ed è molto difficile, perché troverete sempre qualcuno che vi dirà che per avere successo non bisogna farsi i cazzi propri, non bisogna avere delle amicizie politiche e non bisogna essere dei bravi lecchini. Ma queste persone è evidente che non hanno mai letto un libro in vita loro. Mai, mai. Ricordatevi, sii il maestro dell'asilo di te stesso. Dentro di voi. Chiaro, in prima fila? Sì, scusa, non te l'avevo riconosciuta vestita. Allora, andiamo avanti, per favore, andiamo avanti, per favore, andiamo avanti, per favore. Ringrazio ancora Marcello che mi ha invitato, ma purtroppo ho un volo, devo andare via, le ho detto, sarò breve per deformazione sessuale. Quindi andiamo avanti, per favore. Andiamo avanti. Quindi abbiamo parlato di mission, è tutto chiaro? Qual è la mission? Fare gli sordi, ok? Abbiamo parlato di come diventare una persona di successo con i tre punti di prima e adesso andiamo ad affinare le vostre tecniche di vendita. Perché se sei diventato, se hai chiara la mission, se hai chiaro che vuoi fare successo, adesso devi migliorare le tue tecniche di vendita per il tuo business. Come sono le tue tecniche di vendita? Quante volte ti è capitato di non portare a termine una contrattazione? Quante volte il cliente con cui stai parlando a metà colloquio se ne va via? Perché non hai utilizzato questa mia tecnica. La mia è una tecnica emozionale. Fagli pena. Fagli pena. Piangi miseria. Piangi di continuo. Ricordati, il pianto è mezza partita. Fagli pena, guardalo negli occhi e digli che stai un passo dal crack economico. Sei un passo dal fallimento. Guardalo negli occhi e digli: ho i debiti che mi corrono dietro con le Kawasaki. Fagli pena, piangi, è mezza partita e vedrai che la persona che ti sta ascoltando, il tuo potenziale cliente, se gli fai pena, ti compra il tuo prodotto. È emozionale questa tecnica.
Dovete andarla a sentire qui, in questa zona qui, in questa zona della pancia. Piangi, piangi miseria, piangi di continuo, perché ricordati, sì, il maestro dell'asilo di te stesso, e all'asilo tu piangevi sempre. E adesso vorrei concludere questo mio intervento lasciandovi un po' di speranza. Lasciandovi un po' di perle di saggezza, perché tutto ciò che ho detto fino adesso è pragmatico, molto tecnico. Io ho capito che molti di voi l'hanno capito quello che ho detto, alcuni di voi no. Non c'è problema, c'è il mio libro fuori, si chiama Il mio libro, lo potete trovare e lo potete acquistare. Però è giusto andarvi a dare delle tecniche per farvi stare bene. Voglio fare un esempio. All'ultimo Festival di Sanremo ha vinto una canzone intitolata Occidentalis Karma. Sì, Gabbani, ok? Che cosa ha voluto dirci Gabbani con questa canzone Occidentalis Karma? Ha voluto un po' mettere in relazione il mondo orientale con il mondo occidentale. E tutti noi sappiamo che il mondo orientale è un mondo fatto di respirazione, meditazione, concentrazione, riconoscimento del proprio sé interiore. Mentre invece sappiamo che il mondo occidentale è un mondo fatto di velocità, dinamismo, business. Quindi anche noi occidentali dovremmo andare a riprendere delle cose dal mondo orientale per trovare il nostro karma, per trovare dei mantra che ci fanno stare bene. Io li ho trovati. Io ho trovato delle parole che ripeto ogni notte prima di addormentarmi e la mattina appena mi sveglio, e la mia vita è migliorata del 55%. Adesso faremo un esperimento, io vi dirò queste parole, ne sono 6-7, quando dirò la prima parola voi la ripeterete e così gli altri. Se non avete capito, alzate la mano, ve lo spiego. Io dirò una parola e voi la ripeterete insieme a tutto il pubblico. Se dalla regia mi potete mettere una base soft. Adesso. Molto bene. Molto bassa, molto bassa. Sono parole che andranno a ritrovare il vostro io. Sono parole che vi metteranno in pace con il mondo. Io la dico una e voi la ripetete. Pronti? Buono pasto. Bravi, ancora. Buono pasto. Li sentite loro quando ripetono? Vedete, fa uguale. Ancora. Buono pasto. Voucher. Oh, senti che già mi rilasso tantissimo. Voucher. Posto fisso. Oh. Posto fisso. Contratto a tempo indeterminato. Sentite come già vi rilassate? Sentite come va via? Le ultime due sono molto importanti. Tutto a nero. Questa è importante, più di una volta. Tutto a nero. Tutto a nero. Tutto a nero. L'ultima è fondamentale. Proprio, metto un attimo questo in tasca. Proprio alzate le mani così. Ah. Rilassatevi. Ah. Insieme. Statale. Statale. Sì, il maestro dell'asilo di te stesso.